Dopo la morte di Sebastian, finalmente Gabby è diventato l'eroe indiscusso di quelle terre. Acque. E questa è la sua storia. Sono di Gabby, ben ritornati su Stranded Deep. Abbiamo eliminato Sebastian. Ragazzi, ci siamo riusciti. Quello squalo non è più in mezzo alle balle. Possiamo vivere felici. Ed è quello che volevamo. Mi trovo qui, in cima alla torre che ha sancito la nostra vittoria. Via tutti gli squali dal mio terreno. Adesso siamo noi a comandare. Ma prima di tutto devo prendere il mio agliante volante, perché ce l'abbiamo. Abbiamo ottenuto ciò che volevo. Possiamo volare in... Vieni da papà, tesoro! Aspetta, dimmi che posso fare qualcosa. Dimmi che... Vi prego? No, aspetta, lo porto con me, ragazzi. Figli miei, non lo abbandono. Ragazzi, ce l'ho. Ce l'ho, ragazzi. Gabby, non abbandoni i suoi compagni. Vieni. Ok, me la sono fatta tutta a nuoto, ragazzi. Mi sono fatto tutta l'isola a nuoto per salvare il mio elicottero, che ora credo dovrebbe andare, vediamo. Perfetto, ok. Comunque, questo è un episodio bonus di Stranded Deep. Siamo riusciti a scacciare Sebastiano dalle terre. L'abbiamo appeso lì, a quel palo. In questo episodio, siccome l'abbiamo finito il gioco, voglio provare ad usare la Creative Mod. Sì, perché ci metterei veramente troppo a fare questo ponte. Io volevo fare questo ponte che andasse da qui fino alla base là in fondo. E quindi oggi useremo la Creative per fare una torre nostra. Quindi farò la mia torre, la mia base molto più ampia qui al centro. O insomma, ci proverò adesso, vediamo un po' cosa viene. E senza Creative ci metterei tipo 10 episodi e sarebbe anche noioso forse da guardare. Quindi oggi, dato che abbiamo finito il gioco, ci permettiamo di usarla e creiamo questa pista per aerei, dato che adesso ce l'abbiamo, per insomma fare qualcosa di veramente carino. Fare una sorta di base mineraria dove poi metterò tutti i miei minerali. Iniziamo subito allora a porre le basi della base. Intanto andiamo un po' avanti, che voglio migliorare questa struttura, insomma, che raggiunga un po' più il centro di questo oceano. E poi magari da qui, dato che siamo più o meno a metà, potremmo fare una cosa del genere, un pavimento quadrato, no? Che contenga, che dia la base, insomma, che alimenti un po' questa struttura. Questo volevo fare. Ma più che una pista per aerei, volevo proprio fare una petroliera, qualcosa di simile alla petroliera che abbiamo visto, quindi... Così era la mia idea. Possiamo farlo? Chiedo alla regia, possiamo farlo? Sì, puoi farlo. Su queste strutture io posso andarci a mettere dei muri? Perché se possiamo metterci dei muri? Ok. Oh, benissimo, possiamo. Guardate, però bello. Bella, una bella base. Il problema è che io volevo farlo su un tetto. Qua potremmo mettere anche tutte le ceste e i materiali che troviamo. That's my idea, però dobbiamo adesso fare il tetto, quindi walls, arches, foundation, floors. Possiamo... Ah, così, vabbè. Possiamo farlo tranquillamente così, il tetto. E poi faremo una scala, magari, qua al centro, che ci porti di sopra. Ora vediamo. Tanto dobbiamo chiudere tutto. Cioè, anche con la città, comunque, ci metto un'ora. Ok, qua al centro, se riusciamo... No, non così, però... Tua madre, lezzina. Oh, lo costringe. Ok. Perfetto. Ok, ho fatto una scala per andare al piano di sopra, che qua sarà poi... Il tutto si vedrà, vedrete, ragazzi. Le mie idee stanno palpitando, ragazzi. Praticamente sarà veramente una petroliera. Il sopra è fatto, ora possiamo ancora migliorarlo. Credo che metterò tipo degli altri muri più piccoli, tipo questi attorno. Vediamo uno più bello. Di roccia, così, no, non mi piacciono di roccia. Di metallo, facciamo così. C'è questo piccolo problem, che tutto questo si deve costruire a mano. Aiuto, no! E devo metterne 8000 e devo costruirli tutti a mano? Dimmi che c'è qualcosa che si costruisce subito, no? Almeno tu, no?
Aspetta questo. Ok, no, posso prendere questi. Molto meglio questi, ragazzi, molto meglio. Ci metto metà del tempo. Oppure... no, questi sono giganti. Mi sa che andrò di questi. Scusatemi. Che ci siamo. Bene. Abbiamo questo detto, questa sorta di aeroporto, eliporto, dove possiamo parcheggiare i nostri elicotteri, le nostre macchine, le nostre zattere, un po' di tutto, veramente. È questo il bello, ok. Ora non mi resta che chiuderla. Potrei anche fare quel ponte che raggiunga l'altra sponda. E potremmo farlo, ma non so neanche se mi convenga adesso, perché la mia idea era un'altra. Intanto vediamo se riusciamo a parcheggiarlo qui sopra. E vediamo un po' come si vede dall'alto tutta questa struttura. La posso mettere... mamma mia, bellissima! Guarda, questa è una bella porta! Ecco, possiamo uscire dal Commonwealth qui. Apri la porta e poi in teoria posso continuare quel muro, no? Se io adesso vado di nuovo su Floors e lo posso continuarlo tranquillamente. Quindi vi immaginate, è tipo un fortino in mezzo al mare, tipo Waterworld, dove bisogna bussare. Qua è pieno di guardie, pieno di gabbie, di squali qui sopra. E tu devi bussare la porta e poi entrare. Ah, bellissimo. Ok, è un po' spoglio ovviamente. Il problema è che non posso costruirci altre cose qui dentro. Non è che posso andare e metterci altre strutture, altre cose. Se no le metterei volentieri. Va bene, a questo punto, dato che abbiamo fatto un po' del lavoro, insomma è qualcosa, è comunque una struttura, è un po' fluttuante, ma almeno abbiamo questa base che volevamo farci, dove sarà poi il quartier generale di tutte le nostre risorse. Andiamo a prendere magari le zattere, andiamo a portare tutto lì, tutto il nostro necessario. Ok, prima di partire, dato che qua abbiamo un paio di risorse che ho visto, possiamo direttamente prendere queste, no? Oh, ecco qua, perfetto. Ne ho un paio di rocce, queste qua ci serviranno per craftare altre cose. Ok, abbiamo anche un po' di argilla qua, perché con l'argilla praticamente se ci mettiamo a costruire il forno possiamo farci gli altri muri. Tipo, ecco, possiamo costruirci il forno qua, così. Ecco, lo mettiamo qua. E qua dopo possiamo avere accesso a quei muri speciali che ci metteresti veramente un casino. Dovrei andare anche in giro a trovare un sacco di questa argilla in giro per le isole per poterne fare solo uno. Cioè, veramente a genius. Questo gioco è troppo realistico a volte. Quando... aia, e mi sono pure ammalato. Ma si dà il caso che io abbia gli antibiotici per difendermi. Non me ne frega niente. Almeno le ho trovate. Così via la malattia, succate. A questo punto prendo questo qua, che sarà il primo sacchetto di risorse. Ne andremo a cercare anche degli altri. E adesso prendiamo l'elicottero e lo andiamo. Ah, ogni volta è un casino. E andiamo. Andiamo all'eliporto. Eccolo qua. Benissimo. Sto gioco è un po' bagatello, bisogna dirlo. Si vede che non è fatto per costruire. Ma qua possiamo atterrare. Ok. Atterriamo qui. Vediamo se non si bugga, se va tutto bene. Sì, perfetto. Possiamo uscire? Ottimo, ottimo. Quindi l'eliporto funziona, almeno questo. Almeno una cosa buona ce l'abbiamo. Olla. E la prima chest l'andremo a mettere in questo angoletto qui. E come vi avevo promesso, volevo anche fare un combattimento, magari con nuove lance, nuove armi, da qualche altra parte, perché ci sono altri nemici da battere. Sempre gli stessi, ma saranno in nuove isole. Quindi oggi andremo al di là del confine. Fortunatamente qui è una bussola, quindi non ci perderemo se attraverseremo il confine. La nostra base si trova esattamente ad ovest, credo, sì. Eccola lì. E quindi non ci potremo perdere. È molto meglio. È molto meglio andare in giro con una cosa del genere. Ma voglio fare anche alcuni esperimenti oggi. Ci stiamo avvicinando in un'isola strana che non ho mai visitato. Potremmo darci un'occhiata, giusto per prendere qualche risorsa, eh? Che dite? Dato che si sta facendo notte, potremmo andare verso quest'isola prima di partire verso l'ignoto, verso l'infinito e oltre. Ok! Oh, wow, 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 calmi, 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 non impegniamo! Non siamo sulle motocross! Siamo molto vicini ad una nave. Potrei atterrare sopra. Vediamo se riusciamo ad atterrare sopra questa nave. È un po' dura, ma mai paura. Ok. Posso? Posso? Posso atterrare? Cioè, atterraggio selvaggio di notte. Ragazzi. Ah! Ah! Dove sono? Ok, ok.
Per essere atterrato, sono atterrato. Ok, vediamo se adesso troviamo qualcosa in questa nave. Devo curarmi in qualche modo. Le stasse sono messe bene, ma se uno squalo mi tocca solo soltanto, sono un uomo morto. Ok, oh, ho trovato delle barrels. Vediamo qua. Oh, un'altra scatola! Di queste vi parlavo. Ok. Ok, qua niente di buono. Questi qua. Mamma mia, che spavento questo pesce! Maronne. Aspetta che lo uccido. Non posso neanche ucciderlo, non lo vede. Porca vacca, sapete che se lo tocco mi ammalo? Devo uscire di qui. Devo uscire di qui. Cavolo. È meglio che ci parcheggiamo e passiamo la notte su quest'isola. Ok? Io direi che è forse una buona idea passare una notte qui e riprenderci prima del lungo viaggio. Quindi parcheggiamo qua. Mettiamo una tenda qua intanto, va, per dormire. Posso? Ok, qua ho messo una tenda. Sleep. Ok, good morning, gabbiani miei. Ho passato una magnifica notte insieme di scorpioni grandi così e granchi grandi così e eccetera eccetera. Ma adesso mi è venuta un'idea bella. Perché noi non facciamo una nave mercantile che possa magari anche portare il nostro elicottero più tutte le risorse? Perché è bellissimo l'elicottero, ma vedete, non ha nessuno scompartimento per portare una cassa. Non credo che posso infilarla sulla coda dell'aereo. Posso? Aspettate! Ma funzionerebbe? Ma funziona? No! Ok, ok, ah! Aiuto! Aiuto, 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 no, 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 non funziona. Purtroppo non funziona. Si incappotta, però sarebbe stato bello. Ci serve per forza una nave mercantile se vogliamo portare più robe nel nostro viaggio. E quindi mi metto un attimo qui e proviamo a costruirla assieme. Allora, dobbiamo andare su Rafts. Ok. E adesso partiamo con la base, ecco, una normalissima raft. Che però poi verrà sviluppata. Quindi noi possiamo tranquillamente migliorarla un casino. Proprio farla bella, bella enorme. Non so se ci sia un limite, ma io la farò super enorme. In teoria più grande è meglio è? No? È vero che anche più grande è più rumore fa quando cade? E non vorrei che fosse questo. Ma vediamo insomma, vediamo quanto enorme possiamo fare questa barca. Non poniamoci dei limiti. L'unico limite sarà il mio hardware. Porca vacca! Non c'è limite, boys! Possiamo farla come vogliamo. Cioè guardate, noi possiamo anche andare attorno a mettere queste per farla galleggiare ancora peggio. Wow. Ok. Ma veramente? Mi stai dicendo che è veramente... Ah! No, quello è partito via, scusi. Vai così. Vai così. Vai così. Guarda che bello. È enorme. Non pensavo. Non so quanto sia il limite, ma possiamo scoprirlo. Cioè, io adesso posso andare ancora avanti. Posso fare l'intorno de... Possiamo farla enorme, cavolo. Non so neanche se riusciremo a muoverla con un motore questa. Sembra più una base in mezzo all'acqua. Credo che comunque il gioco si stia un po' buggando a forza di crearla. Quindi mi fermo qui. Non credo ci sia un limite. Guarda che roba. Ok, adesso a questa possiamo attaccarci un motore volendo. Propulsion. Dimmi che posso attaccarci un motore tipo qua. Dimmi che posso attaccarci un motore, please. Dimmi di sì, eh. Non posso qui. Dimmi che ci puoi mettere un motore. Sì! Ok, posso metterlo là. Ho messo sia la vela... Ah! Ah! Ho buggato sta nave! Ho messo sia la vela che il motore. Ora la prova del 9. Vediamo se possiamo parcheggiarci l'aereo e possiamo farla diventare una barca che può trasportare cose. Quindi sarebbe troppo bello, possiamo metterci una zattera dentro la zattera, possiamo portarci estremamente tutto così. Vediamo. Allora, proviamo a fare questo atterraggio. Vediamo se possiamo andarli dentro, guarda. È bellissimo però. Ok. Bene. Ok. Nave portaerei. Nave portaerei. Gabbiano papà orso. Mi sto parcheggiando. Credo che possiamo però. Credo che possiamo. Secondo me sì, guardate. Guardate, possiamo, possiamo. Non c'è limite alla nostra fantasia? Sì. Ok. Possiamo, ragazzi. Abbiamo una nave portaerei. Possiamo andare in giro con questa. E va anche veloce. E va anche veloce. Benissimo. Ok. Allora possiamo attraversare i limiti della mappa. Non c'è problema.
Non ci sono più limiti. Non era qua che avevamo ucciso Sebastian? Non mi piace. Non mi piace essere qua. Il suo spirito? Il suo spirito potrebbe apparirci e non sarebbe una cosa bella. Mi voglio comunque un attimo fermare perché voglio fare una cosa. Voglio vedere se posso rispawnare il suo fantasma. Voglio un attimo vedere questa cosa. Un secondo solo, prendiamo l'aereo. Comunque funziona benissimo. Così possiamo andare qui sopra e vediamo se posso far ripartire la missione di Sebastian. Sarebbe bello. Ok, quindi mi fermo qua. Frena! Frena! Ok! Cavolo, questa cosa è pericoloso. Ok! Bene, vediamo subito. Allora, Sebastiano, posso fare la missione? Vedete, non possiamo più farla. Non c'è più il comando. Niente. Niente, ragazzi. Non c'è più il fantasma di Sebastiano. Sebastiano è andato via per sempre. Siamo qua. Ah! Non di nuovo. Non di nuovo. Mettiti in pista, signorino. Non di nuovo. Non di nuovo. Aspetta. Ok. 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 Torno alla nave madre. Torno alla nave madre. Ok. 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 Perfetto. Ok. Possiamo continuare. Quindi se questa è la base di Sebastian e la base di Sebastian era al limite dell'oceano conosciuto, vuol dire che da qui in poi usciremo dai sette mari. Sono pronto. Il mio corpo è pronto. Mi sono fatto ormai crescere le branchie. Non ho paura. Eccoli. Siamo in un nuovo oceano. Da qui in poi, territorio sconosciuto. Qua attraverseremo il confine conosciuto. Aiuto, no! Addio! Cosa troverò? Cosa ci sarà in queste acque? Tempeste? Oh, non lo so. Oh, non lo so. Oh, non lo so, c'ho paura. Oh, non lo so. Aiuto, potrei andare in mezzo alle nuvole e vedere che succede lì. Wow! Ho attivato un attimo dei trucchi per vedere la fly, per vedere se c'era qualcosa intorno. Perché sto viaggiando a ore e non c'è. Ragazzi, non c'è assolutamente niente. Quindi tutto ciò che posso fare adesso è prendere la mia nave e farla diventare una nave portaerei steampunk volante. Mi tocca fare questo, ragazzi. Tanto ormai per cucci... No, c'è una lore. C'è una lore perché io posso volare. Capi? Allora, la lore è che io, uccidendo Sebastian, ho acquisito il suo potere del volo e adesso posso volare. E ho scoperto che posso prendere la nave così e andare in giro. Porca vacca, però. Poi la cosa bella è che non piove mai. Volevo una tempesta. Sarebbe stato bello andare in giro con l'aereo con la tempesta, ma non piove mai. Non piove assolutamente mai. Il sole stava scendendo. Aiuto! Torna da me! No! Cavolo! No! Ah! Aspetta che cade, aspetta che cade! Sì! Vieni qua! Aiuto! Vediamo come rimbalza... Cavolo! Mamma mia! Ah, aiuto! Quindi, avete capito, ragazzi? Al di là dei sette mari, niente. Non si trova assolutamente niente. Si trova solo acqua. Se avete sete... Quindi, state tranquilli che non manca. Posso prenderlo in... Volevo prendere una sardina con le frecce. Non so se sia possibile. Non posso neanche tirarle qua. Ragazzi, a questo punto, dato che abbiamo visto cosa c'è orizzontalmente, vediamo cosa c'è verticalmente. Guardate! Cioè, tu puoi scendere sotto l'acqua all'infinito? Cioè, dove sono? Quanto è buio? Ho la torcia? Cioè, la torcia manco funziona qua. È buggato. Cioè, tu puoi... Mamma mia, cos'è? Aiuto! Aiuto. Cioè, hai capito? Se tu scendi, muori male. Oh, cavolo. Adesso sono in modalità invincibile, quindi non muoio. Quindi quando muori... È questo ciò che vedi. Guardate, ragazzi. C'è una luce... Aiuto! L'avete visto? Guardate il mio corpo! Sono entrato in un buco nero! Ah! E sono morto! Bleeding, poisoning e drowning! Tutte assieme! Quindi muori. Io avevo il trucco dell'immortalità attivo.
Ma sono morto lo stesso. E ripartiamo da qua. Ma certo. Bene, io ho anche salvato la partita. Ma ripartiamo da qua. Se, come se tutto ciò che avessi costruito non è valso a niente. Fanculo, butto in acqua. Tornerò a New York a nuoto. Così farò. Vabbè ragazzi, non so perché non mi ha salvato pure i progressi. Quindi di fronte a questa situazione disastrosa io mi fermo qua con Strand Deep. Non credo che andrò avanti con altri episodi bonus, perché pensavo che al di là del mare potessi trovare qualcosa di nuovo, ma a quanto pare patchando il gioco, invece di aggiungere features, le hanno rimosse. Quindi mi sa che questo gioco è morto per ora. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, quindi a meno che non aggiungano delle patch strepitose, Strand Deep Season 3 finisce qua. Vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato a questa serie. Volevo insomma concluderlo con un episodio bonus dove utilizzavamo un po' più l'elicottero, abbiamo costruito qualcosa di carino e mi fermo qua. Credo che comunque abbiamo fatto una bella avventura. Sebastian può riposare in eterno adesso finalmente, e sono sicuro che comunque usciranno altri giochi nel corso del 2018, magari anche sulla stessa scia, perché no, dove potremo ancora divertirci con avventure simili, se non migliori. Detto questo però, concludo questo video qua, spero che la serie vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!